Due equivoci storico-teologici sono alla base dell'attuale persecuzione subita dagli yazidi da parte degli estremisti islamici dell'ISIS e di quelle passate patite dalle autorità che si sono succedute sul territorio del nord Iraq. Il primo equivoco è nato dal fatto che si tratta di una religione con origini zoroastriane e viene tramandata oralmente, mentre il Corano prescrive tolleranza per la sola gente del libro, ossia gli ebrei, il cui libro sacro è la Bibbia, e i cristiani, che hanno come testo sacro i Vangeli. L'interpretazione più rigorosa del dettato coranico esclude quindi gli yazidi dall'area dei tollerati, che devono soltanto pagare un tributo per essere accolti nella comunità islamica. A seconda dell'andamento politico-teologico e delle necessità da parte del potere centrale di reperire risorse, gli yazidi sono stati perseguitati o tassati. È proprio per sfuggire a questa maledizione periodica e a seguito dell'ennesima severa inchiesta della Sublime Porta, il Califfato di Costantinopoli, oggi Istanbul, che nel 1849 gli yazidi si dotarono di un libro sacro in cui hanno condensato le loro credenze, grazie al quale ottennero una sorta di riconoscimento ufficiale di minoranza tollerata. Altri, in particolare gli abitanti di Jabal Sinjar, più pragmatici e risparmiatori, si accordarono col patriarca siriaco residente nel convento di Deir al-Zafran, che li riconobbe come cristiani più per sottrarli alle persecuzioni che per convincimento reale. Durante la Prima Guerra Mondiale, a seguito della persecuzione turca di cristiani, armeni e ortodossi in genere, gli yazidi ospitarono molti latitanti sui loro monti, guadagnandosi crediti di riconoscenza. Da allora, nella conta anagrafico-elettorale, vengono accomunati alla minoranza cristiana. Il secondo equivoco riguarda una loro tradizione che ne rivela le origini zoroastriane, la tradizione dell'angelo caduto, che essi chiamano l'angelo pavone. Questo, centrato su di sé, dispiacque a Dio. Fin qui tutto bene, perché si tratta di una tradizione ripresa anche dalla Bibbia e dal Corano. Nella più compassionevole tradizione yazidi, però, l'angelo pavone si pentì e tornò nelle grazie dell'Altissimo, Riprendendo il suo ruolo di presenza positiva in seno all'umanità. Più rigida e incapace di ravvedimenti è la tradizione biblica, in cui Lucifero viene scacciato per sempre e analoga sorte tocca a Iblis del Corano, che diventa il diavolo. Di qui la diceria che li ha chiamati adoratori del diavolo e ha provocato un giudizio senza appello tra i rigoristi islamici. In realtà, gli yazidi sono brave persone che pregano ogni giorno al levar del sole, rivolti verso l'astro, e anche per questa ragione sembrano essere di lontane origini indo-iraniche. Oggi, gli yazidi, perseguitati dai miliziani dell'ISIS, non sono difesi da nessuno. Hanno deluso gli americani, perché hanno rifiutato il ponte aereo di salvezza che li avrebbe sradicati dal loro territorio. Sono stati utilizzati dai curdi, che li hanno usati per farsi rifornire di armi dalla NATO, armi che torneranno utili per la lotta d'indipendenza contro turchi e iracheni. Poi, per un momento, al centro dell'attenzione dei media internazionali, sono stati ora velocemente dimenticati. Vengono appena citati, indirettamente, dai cristiani, imbarazzati per la falsa attribuzione religiosa data a fini di demografia politica che potrebbe essere rilevata in un nuovo censimento, depotenziando la loro rappresentanza. Il possesso del loro territorio serviva a far irrompere la banda di Abu Bakr al-Baghdadi in una zona poco difesa, per poter interrompere a comando le due pipelines che portano il greggio verso il Mediterraneo e per soffocare così al-Maliki, l'ex presidente dell'Iraq odiato dalla minoranza sunnita. Ora, con la nascita del nuovo governo iracheno, che ha l'appoggio dell'Occidente e dell'Iran, la sorte degli adoratori del diavolo appare quanto mai incerta.